Ancora un grave incidente lungo la strada regionale 71 nel tratto che porta in Casentino. Due le auto coinvolte e quattro invece i feriti. È successo questa mattina attorno alle 7:40 nei pressi di Castelnuovo di Subiano. Un violento impatto tra un furgone ed un'auto. Una delle vetture è rimasta nel mezzo della carreggiata a scorrimento veloce, mentre l'altra è finita fuori strada, si è capottata andando a finire oltre il guardrail. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha regolato ed interrotto la circolazione. Inevitabili disagi sulla trafficata arteria. Feriti una donna di 59 anni e due uomini di 41 e 25, tutti portati al San Donato in codice giallo, mentre un uomo di 54 anni ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasferito in codice rosso al policlinico Le Scotte di Siena. L'incidente è avvenuto nel solito tratto in cui negli ultimi mesi hanno perso la vita tre persone, la giovane mamma Linda Cecconi e i due coniugi Santino Bonini e Nadia Pallini.